Vediamo come organizzare all'interno del nostro ebook i materiali. Dalla home scegliamo l'ebook su cui andare a lavorare, scelgo questo che ha già diversi capitoli, vado nei contenuti, vedete che ci sono diversi capitoli, c'è anche una cartella. Vado ad aprire la cartella, all'interno della cartella ci sono altri capitoli, quindi possiamo creare degli annidamenti, diciamo, all'interno dell'ebook. Se voglio semplicemente spostare l'ordine, è molto semplice, da dove ci sono queste freccette, se voglio per esempio mettere cosa dice la legge dopo come prevenire, prendo e trascino. Posso spostare anche di più punti, cioè non è necessario solo di uno. E se voglio decisamente spostare, per esempio, dentro questa cartella ci sono questi quattro capitoli. Se io voglio inserire anche per esempio questo capitolo, posso cliccare su sposta e vedrò che questo capitolo è stato inserito in questa finestra che viene definito elementi in spostamento. Diciamo che voglio spostare anche questo su chi possiamo contare. Eccoli, sono tutti qui. Voglio creare magari una nuova cartella, vado su nuovo, creo cartella, do il titolo cartella numero 2 oppure approfondimenti, la salvo e a questo punto apro la cartella e gli elementi che volevo spostare sono rimasti in questo elenco, li inserisco nella cartella. Allora, la visualizzazione adesso nell'anteprima sarà questa. Chiudo questa finestra, vado a vedere l'anteprima web. A questo punto ho la copertina, la cartella numero 1 che apro e i quattro capitoli che avevo mostrato, gli altri che erano presenti, più la cartella approfondimenti con i due che ho inserito alla fine.